Doppio lutto a Fano, è deceduto a 63 anni il medico di base Massimo Cecconi, stroncato da un'emorragia cerebrale. Stamattina invece l'ultimo saluto all'imprenditore Angelo Candiracci, aveva donato la casetta del Cotma di Fano dove migliaia di cittadini si erano sottoposti ai tamponi anti-Covid durante la pandemia. Spaccio di droga, la polizia di Fano ha fermato due ventenni alla stazione ferroviaria. Un brasiliano è stato arrestato e un africano segnalato alla prefettura quale assuntore di stupefacenti. Gli ambulanti del mercato cittadino di Pesaro dicono no alla violenza contro le donne. Oggi la mobilitazione a San Decenzio. Il nostro slogan è quello molto importante, che le donne vanno rispettate, amate e non uccise. Auto a forte velocità, scarsa illuminazione e cartelli stradali poco visibili. Dopo le segnalazioni dei residenti, il Movimento 5 Stelle di Fano presenta un'interrogazione per chiedere provvedimenti per Via Gentile da Fabriano. Fuori Bordetto 2023, vince il caffè del Porto Bistrò. Lo chef Marco Pitrolo rappresenterà il territorio al concorso internazionale della Fideuà di Gandia. Carnevale di Fano avrà il suo film entro la prossima estate. A firmare il progetto il regista fanese Andrea Ludovichetti. Mercatini, presepi, candele e tanto altro nei borghi di Pesaro Urbino. È iniziata la magia del Natale che non ti aspetti. Tennis, volley, ciclismo e calcio. Questa sera su Fano TV torna Sportissimo, il focus settimanale sullo sport del nostro territorio. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Lo avete sentito dal nostro sommario, è deceduto improvvisamente il dottor Massimo Cecconi, medico di medicina generale di Fano. È stato colto domenica notte da un'emorragia cerebrale che purtroppo non gli ha lasciato scampo. È stato ricoverato d'urgenza all'ospedale di Pesaro, dove i medici hanno fatto di tutto per salvargli la vita, ma alla fine è arrivato l'irreparabile. Cecconi, 63 anni, lascia la moglie e una figlia, ma lascia anche centinaia di pazienti, molti dei quali si erano affezionati a lui come un amico di famiglia. Massimo infatti non era solo un medico, anche se alla professione dedicava gran parte della sua giornata. Era un uomo che al di là del paziente vedeva la persona con la quale spesso intavolava dei discorsi che dimostravano i suoi grandi interessi. Era amante della musica, amava la storia e si era appassionato al Medioevo. In questo collaborava con il gruppo storico La Pandolfaccia, impersonando per tanti anni durante le sfilate il personaggio di Carlo Malatesta, signore di Rimini e fratello di Pandolfo III. La sua scomparsa è stata come un fulmine a ciel sereno che ha prostrato tutto il gruppo, come ha colpito i suoi pazienti, ai quali comunque non mancherà l'assistenza necessaria. Infatti il gruppo di medici a cui apparteneva il dottor Cecconi si è mostrato disponibile a farsi carico di tutti i suoi assistiti fin quando l'AST non nominerà un suo sostituto. Invece questa mattina al Santuario della Madonna del Pelingo sono stati celebrati i funerali di Angelo Candiracci, 82 anni, fondatore di M2 SPA e di AC Engineering di Fano. L'imprenditore ha dedicato la sua vita ad offrire sistemi costruttivi e soluzioni abitative di ogni genere, sia residenziali che sociali. È una grande perdita per tutti, si legge in un post pubblicato su Facebook dal CB Club Mattei. Il volontariato di Protezione Civile ringrazia Angelo e tutta la sua famiglia per la generosità nei nostri confronti, hanno aggiunto. Ci ha fatto dono di moduli abitativi, una casetta dove tutta la città si è sottoposta al tampone durante il periodo della pandemia da Covid-19, una casetta che ora viene utilizzata per tutte le necessità. Le immagini che vedete si riferiscono proprio all'inaugurazione della casetta avvenuta nel dicembre 2020. Non da ultimo, ha aggiunto il CB Club Mattei, era sua intenzione ristrutturare l'area di prima accoglienza situata davanti all'aeroporto, area che noi in qualche modo porteremo a termine, hanno assicurato i volontari, e proprio la prossima settimana andrà in consiglio comunale la delibera. Ciao Angelo, hanno concluso, e rimarrà per sempre con noi, con la Protezione Civile. Cambiamo argomento. Dopo le segnalazioni dei residenti, il Movimento 5 Stelle di Fano ha presentato un'interrogazione per chiedere provvedimenti per Via Gentile da Fabriano. Tra i problemi, una scarsa illuminazione, cartelli stradali poco visibili e auto che non rispettano il limite dei 30 km orari.
Scarsa sicurezza in via Gentile da Fabriano è quanto riscontrato dal Movimento 5 Stelle che ha protocollato un'interrogazione. Nello specifico, che cosa avete notato? Quali sono le vostre richieste? Sì, ci sono stati dei cittadini che si sono rivolti a noi per evidenziare appunto i pericoli che ci sono in questa via. I pericoli sono tanti, ve ne eravate occupati anche voi di Fano TV sulle lamentele di alcuni residenti. A partire dall'inizio di via Gentile da Fabriano, dove non c'è un marciapiede, dove non c'è una pista ciclabile, le macchine arrivano forti, pur essendo presente il limite dei 30 km/h che non viene rispettato. E lì è molto pericoloso. Per cui le nostre richieste sono, a partire dall'inizio della via, trovare delle soluzioni che possano mettere più in sicurezza i cittadini che abitano in questa strada, che ricordiamoci essere una strada di collegamento, l'unica strada di collegamento tra Sassonia e Lido, per chi non vuol passare sul lungomare. Quindi è molto trafficata. Basterebbe mettere dei dossi intanto alla fine della discesa del cavalcaferrovia di inizio via Gentile da Fabriano, fare in modo tale che il limite dei 30 orari, che ripeto esiste, ma con cartelli piccolini, venga maggiormente evidenziato dalla segnaletica verticale. Lo stesso con la segnaletica orizzontale, si potrebbero mettere dei bolloni che fanno percepire ancora maggiormente a chi passa in questa strada in auto che lì ci sono i 30 km. In alcuni tratti si potrebbe anche mettere, come è stato messo da altre parti, un rilevatore di velocità per far rendere conto appunto chi passa in questa strada che ci sono i 30. E poi un intervento anche sull'illuminazione? Intervento sull'illuminazione perché è scarsa, alcune plafoniere sono state tolte e non sono state rimesse, ma ci vuole una manutenzione generale. Ci hanno segnalato per esempio, anche dopo che abbiamo protocollato questa interrogazione, che ci sono problemi anche sotto la strada che passa sopra di via Cristoforo Colombo, cioè cola l'acqua. Lì di fianco c'è quella scalinata in ferro che è totalmente da rivedere. Insomma, è una situazione di una strada molto abitata, molto trafficata, che bisogna mettere in sicurezza. L'incrocio finale con via della Marina, si arriva a questa pista ciclabile, ma poi dopo finisce lì, non si sa dove si possa andare. Soprattutto fare in modo tale che chi percorre questa strada in auto si renda conto che lì ci sono i 30. Adesso non diciamo di mettere le autovelox, le multe, eccetera, però evidenziare maggiormente che lì ci sono i 30 km/h e bisogna andare ai 30 km/h. Chiedete inoltre la messa in sicurezza di ciclisti e pedoni nella parte iniziale della via. Sì, perché la parte iniziale della via è sprovvista di pista ciclopedonale ed è l'unico tratto che ha doppio senso di circolazione. Bisognerebbe valutare bene i pro e i contro di renderla a senso unico totalmente, in modo tale che si possa prolungare la pista ciclopedonale protetta fino alla fine della discesa del cavalcaferrovia. O perlomeno chiediamo che l'amministrazione metta questa via nel suo ordine dell'idea di valutare cosa è meglio fare per aumentare la sicurezza in tutta la sua estensione, senza aggravare di danni nei confronti di chi guida l'automobile, però ricordandoci sempre che nell'ordine nostro dei valori innanzitutto vengono i pedoni, poi vengono i ciclisti, per ultima cosa vengono le auto. In un posto così molto trafficato ed abitato, le auto devono andare 30 km/h e ciclisti e pedoni devono potersi muovere in sicurezza. Prosegue l'operazione Interforze Alto Impatto, che interessa anche la città di Fano. Alla stazione ferroviaria, gli agenti del commissariato diretti da Stefano Seretti hanno fermato un'auto sospetta con a bordo due ventenni, un africano e un brasiliano, di Colli al Metauro. Quando uno dei due è sceso dalla vettura, probabilmente per incontrare qualcuno, è stato fermato dai poliziotti. Addosso aveva un piccolo quantitativo di hashish, mentre l'amico, l'altro che era ancora a bordo, aveva 5 grammi di cocaina. Con loro c'era anche una donna risultata estranea ai fatti. Ne è seguita una perquisizione nelle abitazioni di entrambi. A casa del brasiliano sono stati rinvenuti oltre 200 grammi di hashish e 300 di marijuana. Per questo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'arresto è stato convalidato questa mattina. Il brasiliano è stato condannato a 9 mesi e 10 giorni di reclusione più 800 euro di multa, pena sospesa, quindi è stato rimesso in libertà. Invece a casa dell'amico sono state trovate altre dosi di stupefacenti. Il giovane è stato segnalato alla prefettura quale assuntore. A collaborare nell'operazione anche un cane antidroga della Guardia di Finanza. Invece ieri è stato arrestato in Spagna il 53enne originario del Palermitano, ma residente a Cupramontana in provincia di Ancona, ricercato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti da oltre un anno. L'uomo, per eludere i controlli, utilizzava dei documenti di identità falsi, ma dopo alcuni approfondimenti è stato fermato nella regione della Catalogna dalla polizia giudiziaria del locale commissariato. L'accusa è di traffico di droga dalla Germania all'Italia per un ammontare complessivo di 2 kg
grammi di cocaina, che poi veniva distribuita nella zona del Marchigiano, in particolare nelle città di Jesi, Fano, Cupra Montana e Ancona. I fatti si concentrano prevalentemente nell'anno 2015. L'uomo, che verrà estradato in Italia, dovrà scontare una pena di oltre 8 anni di reclusione. Le bancarelle dalla parte delle donne. Questa mattina gli ambulanti del mercato della San Decenzio a Pesaro hanno esposto un piccolo manifesto per dire no alla violenza contro le donne, una mobilitazione ideata da Valerio Tamburini, responsabile del mercato cittadino a Pesaro, mirata a sensibilizzare più persone possibili. Sentiamo. Avete scelto uno slogan importante e significativo per la manifestazione odierna qui alla San Decenzio a Pesaro. Sì, una manifestazione unica e inaspettata per la gente, ma molto molto significativa, in quanto come responsabile del mercato di Pesaro sono soddisfatissimo dei miei ragazzi che finalmente hanno capito qual è l'importanza di rispettare le donne. Il significato di oggi è quello di non uccidere le donne, questo è il nostro slogan. Il nostro slogan è quello molto importante, che le donne vanno rispettate, amate e non uccise. Importantissimo. Siamo molto contenti di fare questa iniziativa, perché veramente è ora di farla finita. È ora che le donne vengano rispettate come tutte le persone al mondo, perché senza di loro noi non andiamo avanti. Quindi bisogna portargli rispetto alle donne. Viva le donne! La politica e i componenti dell'intesa progressisti per Fano 2050, costituita dal Movimento 5 Stelle, Bene Comune, Fano Ribella, Verdi, Partito Socialista e la Fano dei Quartieri, hanno partecipato ieri sera al tavolo convocato dal sindaco Massimo Seri con la volontà di allargare l'intesa alle forze politiche del centro-sinistra. Il portavoce dell'intesa, Andrea Serafini, ha prospettato ai presenti l'esigenza di rappresentare anche quei cittadini che non hanno apprezzato l'operato dell'amministrazione comunale uscente. Per tale motivo, hanno proseguito nella nota, per i progressisti è necessario che il progetto comune da sottoporre agli elettori debba contenere una evidente e riconoscibile discontinuità rispetto al passato, in mancanza della quale si determinerebbe la vittoria della destra. Invece, sulla scelta del candidato sindaco, i progressisti sono convinti che il metodo delle primarie sia divisivo e foriero di un risultato di parte. Centinaia di ferrovieri del Genio provenienti da ogni parte d'Italia si riuniranno a Urbino per la festa di Santa Barbara. Infatti l'Associazione Nazionale Ferrovieri del Genio ha organizzato con il locale comando dei Vigili del Fuoco e la collaborazione del Comune di Urbino un evento per celebrare la patrona dei pompieri, dei marinai, degli artificieri e appunto dell'Arma del Genio. L'evento, che si terrà il 4 dicembre nella piazza antistante il Duomo, inizierà alle 10:30 con una santa messa officiata in cattedrale dal Vescovo Emerito di Urbino, Monsignor Giovanni Tani. Seguirà una cerimonia di commemorazione dei ferrovieri del Genio caduti in servizio con la deposizione di una corona d'alloro in Piazza della Repubblica. L'iniziativa sarà preceduta il 3 dicembre da una conferenza stampa che avrà come relatore il generale Mario Pietrangeli, dal tema Il passato, presente e futuro della linea ferroviaria Fano-Urbino. Cosa comprano i fanesi? Da uno studio commissionato dal Comune di Fano è emerso che un cittadino su quattro fa acquisti in centro storico, soprattutto per capi d'abbigliamento, e che il 68% dei 1.500 interpellati ci si reca con l'auto. D'altra parte aumentano gli acquisti online. Ete Lucarelli. Abbiamo presentato qualche giorno fa nella sala della Concordia del Comune di Fano lo studio socio-economico che abbiamo commissionato a Demoscopica, con l'obiettivo di dare supporto possibile alle attività commerciali del centro storico e negozi di vicinato. Con noi c'era il presidente di Demoscopica, Raffaele Rio, e c'era il giornalista Luigi Chiarello, che gestisce, direttore di uno dei quotidiani più importanti di economia a livello nazionale, che è Italia Oggi, e lo studio ci porta in evidenza alcuni dati veramente importanti, tra i quali un cittadino su quattro acquista in centro storico, altri preferiscono effettuare acquisti online o acquistare in altri luoghi. Sicuramente gli acquisti si stanno spostando online, quindi va realizzato un progetto per aiutare le attività del centro storico a lavorare anche in questo settore, o gli stessi imprenditori hanno necessità di adottare misure per lavorare nel settore dell'online. Un dato su tutti
tutto c'è una grande identità del centro storico. Il centro storico piace, molte persone vengono nel centro storico, ma purtroppo la maggior parte vengono per farci delle passeggiate, perché oggi purtroppo non trovano una varietà merceologica tale che pensano al centro storico come zona d'acquisto, pensano al centro storico come zona di relax, ci fanno acquisti soprattutto di abbigliamento, ma quando si tratta di beni di consumo, di altre attività, magari acquistano altrove. Quindi dobbiamo inquadrare un'azione che faccia crescere la merceologia presente in centro storico e che aiuti appunto le nostre attività. Un altro dato importante è che purtroppo ancora il 68% dei fanesi usa la macchina per arrivare in centro storico, quindi dobbiamo aumentare una cultura della mobilità sostenibile, di arrivare in bici, e a causa del fatto che il 68% arriva in macchina, purtroppo c'è poca disponibilità di parcheggi, quindi anche qui un percorso che già stiamo facendo da tempo con il PUMS, che occorre accelerare. Abbiamo bisogno di un sistema, di un piano dei parcheggi laterali al centro storico, per far sì che le persone possano parcheggiare direttamente fuori dal centro storico e arrivare tranquillamente a piedi nel centro. Questa è una prima parte dello studio che abbiamo commissionato. Tra poco partirà l'indagine, questa volta agli imprenditori, perché ovviamente abbiamo bisogno di capire anche il comportamento degli imprenditori. Dopodiché, con entrambe le indagini, potremmo fare attivare delle misure chiave che appunto aiuteranno questo comparto così in difficoltà a livello italiano e anche nella nostra città. Il prossimo mese di gennaio inizieranno le riprese per il film sul Carnevale di Fano. A firmare il progetto il regista fanese Andrea Lodovichetti. Il Carnevale avrà il suo film, così da valorizzare un patrimonio straordinario. Il sindaco annuncia questa novità cinematografica che punta i riflettori sulla tradizione del Carnevale a cura di Andrea Lodovichetti. Come spiega l'assessore Etienne Lucarelli, che in questi anni sta lavorando per un progetto di valorizzazione identitaria del Carnevale di Fano, che comprende il percorso con i carnevali storici italiani UNESCO, nel quale Fano è capofila, questa iniziativa è di grande valore perché permette di raccontare in modo identitario e viscerale, nel tema della fanesitudine, il Carnevale di Fano in tutto il mondo. E inoltre è uno strumento importante in visione dell'ottenimento della candidatura al patrimonio culturale immateriale dell'umanità. Vi posso raccontare l'orgoglio con il quale ci stiamo approcciando a questo nuovo lavoro, un lavoro che tratterà di un elemento fortemente identitario della città di Fano, ossia il Carnevale, e quindi siamo in procinto ufficiale di imbarcarci dopo Pescamare in questo nuovo viaggio che faremo insieme alla comunità fanese e insieme ad un traghettatore d'eccezione che sarà El Voulon, ovviamente, e quindi immergendoci prima noi come autori, poi con tutti coloro che fruiranno il film in questa atmosfera meravigliosa che è quella del Carnevale. E parlo al plurale ovviamente perché ci tengo a ribadire con grande orgoglio che tutto lo staff di questo film, o la quasi totalità dello staff di questo film, è costituito da fanesi. Quindi ancora di più ognuno di noi metterà, rispetto al proprio ruolo nel film, qualcosa di sé e di fanese. Insomma, le nostre radici, il nostro orgoglio, la nostra identità. Per quando è prevista l'uscita? Confidiamo entro la fine dell'estate. Quanto è importante un film del genere per il Carnevale fanese? Ovviamente massima importanza, perché è veramente un film, cosa che non è mai stata fatta. Questo significa che lo sguardo verso il fuori, non rimanere nel nostro piccolo, è entrato ormai nel mood di Fano, degli amministratori, dei fanesi, di tutti noi. Quindi portiamo Fano nel mondo. Quindi ottimo questo risultato, e con la possibilità anche, insomma, del governo ci ha dato di attingere dei fondi che prima non avevamo. Un altro film caratteristico su Fano che girerà tutto il mondo. Ne siamo convinti perché andiamo a raccontare una storia importante che è legata alla nostra cultura, alle nostre tradizioni, e parliamo del carnevale più antico al mondo, che risale al 1347. Abbiamo già questa esperienza con Pescamare, che è stato qualcosa di straordinario, ma il valore
straordinario è quello di tramandare tutta una serie di notizie, di informazioni, di elementi che anche rischierebbero di essere di disperdersi, anche testimonianze che possono tramandarsi da persona a persona, e quindi sarà un lavoro importante che legherà la storia del Carnevale di Fano, ma la poi la trasferirà nel mondo. Fra l'altro si inserisce anche in un percorso che stiamo facendo di riconoscimento di bene immateriale dell'UNESCO come Carnevale assieme ad altri. Il servizio era di Stefania Schiaroli. È stato il Caffè del Porto Bistrò a vincere il Fuori Brodetto 2023. Sul podio lo chef con lo chef Marco Pitrolo, un brodetto dal sapore autentico. Buon Natale! Il vincitore è... Si è conclusa con la vittoria del Caffè del Porto Bistrò di Fano, la serata finale del Fuori Brodetto, una delle edizioni più riuscite dell'iniziativa promossa da Confesercenti. Con questa proclamazione, lo chef Marco Pitrolo non solo ha ricevuto il titolo di miglior Fuori Brodetto 2023, ma avrà anche l'onore di rappresentare il territorio al concorso internazionale della FIDEUA di Gandia. Felice di questa grande vittoria, ha dichiarato lo chef, al mio brodetto della tradizione, rigorosamente con pesce locale, aggiungo una leggera rivisitazione che unisce concentrato e passata di pomodoro. Il risultato, aggiunto, è un piatto semplice, dal sapore autentico, che ci ha permesso di salire sul gradino più alto del podio. Devo dire intanto grazie a Daniele, perché è veramente un ottimo cuoco, quindi... Sono contento di essere arrivato con lui in questa serata e ringrazio tutti di essere venuti, e quindi sono molto contento e soddisfatto, perché non ero molto convinto del mio lavoro, quindi va bene, vi ringrazio e grazie mille ancora. D'altra parte, a contendersi il titolo con Pitrolo, Daniele Patti, chef e titolare del ristorante Lo Scudiero di Pesaro. Enormemente orgogliosi di essere arrivati in finale contro un fanese, quindi essere qua nella fossa dei leoni dei fanesi, alziamo l'unica bandiera bianca pesarese, anche se in casa abbiamo un fanese. Comunque lo possiamo dire, visto l'origine dei due ragazzi, che non ha vinto Fano né Pesaro, ma ha vinto la Sicilia. Due pochi siciliani. A premiare i due chef sono stati l'assessore al turismo Etienne Lucarelli, Alessandro Ligurgo e Pier Stefano Fiorelli, rispettivamente direttore e presidente di Confesercenti di Pesaro Urbino. Brodetto Fest e Fuori Brodetto sono due eventi che... comporta il lavoro di tanti ristoratori, ed è la cosa più importante, è quella di coinvolgerli in entrambe le manifestazioni nei tre giorni di festival, facendoli lavorare in modo molto importante, mentre invece con Fuori Brodetto per 40 giorni hanno 32 ristoranti di Fano, hanno espresso tutta la loro creatività, il loro attaccamento ai piatti della tradizione, compreso il brodetto. Perciò ecco, il brodetto però è un percorso che noi di Confesercenti facciamo da oltre 20 anni. Abbiamo ottenuto il primo obiettivo era quello di riportare il piatto, che era quasi scomparso, sulle tavole dei ristoranti di Fano e delle famiglie, incentivando in questo modo tutta la filiera del pesce fresco, perché il vero brodetto fanese vuole il pescato fresco, e diciamo che si collega poi automaticamente, promuovere il brodetto significa promuovere tutta la filiera del mare, tutta la filiera dei nostri pescatori, dalle aziende ai produttori, ai commercianti e alla fine con i ristoratori. E oggi stiamo lavorando anche per tutta la regione Marche, stiamo lavorando per promuovere tutte le zuppe di pesce, e naturalmente promuoviamo tutta quella filiera che prevede l'utilizzo e il consumo di pesce fresco delle nostre coste. Con 31 serate a partire dal 9 ottobre scorso, Fuori Brodetto ha confermato il successo di pubblico e di format, che anche quest'anno ha ampliato il numero dei ristoranti aderenti all'iniziativa e coinvolto locali di Fano, Pesaro, Marotta e Colli al Metauro. Il concorso, la giuria popolare, è quello che ha animato l'evento di quest'anno, perché la competizione, il poter ridare un po' di pepe alla manifestazione,
è stato l'ingrediente che ci ha permesso anche quest'anno di avere talmente tanto successo. Confesercenti, al di là del ruolo istituzionale rappresentativo che ha, no? Quindi rappresentare le proprie associazioni e tutelarle nei confronti delle istituzioni, ha anche il ruolo quello di promuovere il territorio, promuovere le economie del territorio. Ecco, valorizzare i prodotti tipici della marineria fanese, e il brodetto è veramente un prodotto tipico della marineria fanese, è un volano eccezionale per promuovere il turismo, e i risultati ci stanno dando veramente ragione. Ci spostiamo a Candelara, dove lo scorso fine settimana si è svolto il taglio del nastro inaugurale per l'inizio del grande spettacolo diffuso del Natale che non ti aspetti. C'era Marco Lonigro. Prende il via la grande kermesse diffusa del Natale che non ti aspetti, la serie di eventi in rete nei borghi e nelle città della provincia di Pesaro Urbino organizzati dalle Proloco. Oltre 20 località coinvolte, tra mercatini tipici, presepi, paesaggi fiabeschi, ma anche animazioni, filari di luci colorate, artigianato di qualità ed enogastronomia. Sabato, in un luogo meraviglioso come quello di Candelara, si è dato il via alla miriade di iniziative che proseguiranno fino al 6 gennaio. Un grande applauso. Diciamo che siamo partiti molto bene alla presenza della Regione Marche, delle autorità, quindi ringrazio di cuore il Presidente della Proloco, il Presidente della Proloco regionale, il Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, l'Assessore Baldelli e Sua Eccellenza il Prefetto di Pesaro Urbino, ma un grazie di cuore va a tutti i volontari, perché oggi siamo qui a festeggiare un evento unico nel suo genere, unico nelle Marche, che porta oltre 260.000 turisti da tutta Italia, quindi non possiamo che ringraziare i nostri volontari. Grazie al lavoro dei nostri volontari abbiamo destagionalizzato un periodo di bassa stagione. Le novità sono tantissime, tanti borghi addobbati, tante new entry, quindi ci sono tantissime Proloco che sono entrate nel circolo del Natale che non ti aspetti. Beh, tanti borghi addobbati, tante novità, cioè ci stiamo allargando sempre di più su tutto il territorio, ma soprattutto stiamo puntando un gemellaggio forte tra Bolzano, che sono i mercatini più blasonati d'Italia, tra i nostri, che sono i mercatini del centro Italia. Presente al taglio del nastro inaugurale il deputato Antonio Baldelli, che ha ringraziato il ministro del turismo per il patrocinio concesso alle iniziative del Natale. Un ringraziamento anche al presidente Acquaroli, dice Baldelli, per l'importante impegno e contributo con cui sostiene questa manifestazione. Candelara è stata una delle prime manifestazioni e ha dato lo spunto a tante altre località ed è importante anche per la destagionalizzazione del turismo per la nostra regione Marche e per la nostra provincia di Pesaro e Urbino. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questa manifestazione, il ministro del turismo per aver dato il suo patrocinio, la regione Marche, in particolar modo il presidente Acquaroli per l'importante contributo, forse mai come prima, che ha voluto dare a queste manifestazioni diffuse nel territorio che ci accompagneranno da oggi fino al Santo Natale. Il Natale si avvicina e noi siamo andati a scoprire le novità relative a addobbi, colori e attività per i più piccoli. Vediamo. Anche quest'anno abbiamo portato delle novità, cerchiamo di farlo ogni anno per in qualche modo incuriosire la clientela, e quindi oltre al rosa, che ormai è diventato un classico negli ultimi anni, da colore novità a uno dei più venduti e dove ogni anno in qualche modo tante persone scelgono di inserirlo all'interno del loro albero, quest'anno abbiamo tutte le decorazioni a tema candy, ovvero a tema dolci, decorazioni molto simpatiche che sono apprezzate tanto dai bambini quanto dagli adulti, e anche lì portiamo dei colori particolari che vanno dall'azzurro a rosa, che non sono proprio soliti del nostro Natale, ma in qualche modo sempre molto d'effetto. È chiaro poi che tantissime persone ogni anno continuano a scegliere i classici intramontabili come il rosso, l'argento o l'oro. Qual è la particolarità per quest'anno? Diciamo che uno dei nostri prodotti di punta, che tra l'altro è un prodotto adornato artigianalmente da noi, sono le lanterne, che per l'appunto andiamo a comporre con tantissimi soggetti tra i più disparati. Possiamo avere uno dei più classici, la natività, ma anche un angelo, può essere una renna, può essere un orso, tutto il tema del bosco, e quindi si possono andare a tematizzare in mille maniere differenti. Vengono adornate direttamente da noi ed è uno di quegli articoli, soprattutto da regalo, molto apprezzati
utilizzato da amici o parenti. Diverse le attività dedicate ai bambini che si svolgeranno durante le festività natalizie al Garden Center Florio. Tutti i weekend abbiamo organizzato una serie di attività per i più piccoli, quindi diciamo che fino al 17 di dicembre, ovvero l'ultimo weekend prima di Natale, troverete tutti sabato pomeriggio, domenica mattina e domenica pomeriggio una serie di attività, tra le quali Babbo Natale che vi aspetta all'interno della sua casetta. Quest'anno la novità è il Grinch, il quale è molto dispettoso e quindi vedrete spesso delle scenette tra Babbo Natale, il Grinch e i bambini che cercheranno di aiutare Babbo Natale stesso. I vari laboratori, quindi il laboratorio del Narciso, ogni bambino verrà regalato un piccolo bulbo che potrà piantare all'interno di un vasetto. E poi abbiamo il laboratorio della letterina, dove chiaramente si scriverà in un apposito spazio con l'aiuto degli elfi la letterina per Babbo Natale. E poi la dolce cavallina all'interno di un'ambientazione completamente nuova, il santo presepe con figure a grandezze naturali e poi tante figure luminose per fare delle foto o dei selfie. E come ogni martedì sera torna su Fano TV Sportissimo, sentiamo le anticipazioni direttamente da Andrea Maduzzi. Giovanni May, una vita nel calcio, da giocatore, prima poi da allenatore e infine da dirigente, ospite della puntata numero 26 di Sportissimo per parlare del momento critico dell'Alma Juventus Fano, ma anche di Serie C e dei suoi trascorsi. Poi il tennis, con il presidente del Circolo Tennis Fano Leonardo Principe e il direttore tecnico Federico Cinotti. A precedere anche uno sguardo a quello che è accaduto nel campionato di Serie A3 di volley maschile, con la Smart System nettamente sconfitta a Palmi. Infine il ciclismo, con il bilancio stagionale dell'Alma Juventus Fano tracciato dal presidente Graziano Vitali e dal vicepresidente Fabio Francolini. Subito dopo il telegiornale trasmetteremo uno speciale dedicato al Natale più di Fano e in particolare all'accensione dell'abete in piazza 20 settembre. Seguirà la nuova puntata di Sportissimo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che domani mattina alle 7 puntuali torneremo in diretta insieme a Massimo Foghetti per leggere insieme a voi i quotidiani. Buona serata a tutti e arrivederci a domani.